viso arrossato, labbra screpolate. Si era guardata allo specchio anche quel giorno, entrando in casa. Aveva posato le chiavi, la borsa e si era tolto il cappotto. Gesti meccanici. Metà novembre, il primo pomeriggio di un martedì di metà novembre. Le foglie secche stazionavano un po' nel vento prima di cadere, poi cadevano. E un sole nemmeno tiepido cercava di scaldare il mondo, faceva finta. Dicevano che l'inverno sarebbe stato duro, freddissimo come non si era mai visto. Lo dicevano perché l'estate era stata torrida e c'è quella specie di regola: se d'estate ha fatto molto caldo, d'inverno farà molto freddo. Katia aveva chiuso la cassa all'una precisa, come tutti i martedì, unico suo pomeriggio libero. C'era anche il sabato, ma era un'altra storia. Il sabato è festa per tutti, non conta. Il martedì, invece, gli altri lavorano. E lei si sente strana a tornare a casa all'una, in pieno giorno, mangiarsi due avanzi in cucina, ciondolare 3 ore e poi agghindarsi per andare a prendere Leone. Agghindarsi si fa per dire. Strana e fortunata ad avere quella libertà. Anche se l'una doveva essere l'ora più calda, si gelava. Dal supermercato a casa aveva fatto la strada di corsa per limitare il fastidio di quel gelo, soprattutto alle mani. Dimenticava sempre i guanti. Ci pensò in quel momento in cucina, mise da parte il piatto, quel giorno erano polpette, e andò in ingresso, afferrò i guanti che trovò abbandonati sulla console e li ficcò nella tasca del cappotto. Fatto, una cosa fatta. Così li aveva già in tasca e non poteva dimenticarseli. I vecchi guanti di sua madre, di finto camoscio, beige, sciupati alle dita. Quando tornò in cucina non aveva più voglia di mangiarsi le polpette, buttò i resti nella pattumiera dell'organico e passò il piatto sotto l'acqua con uno spruzzo di gella. Lo guardò per un attimo colare, verde, denso, sul bianco della ceramica. Sembrava quel gioco di Leone, un barattolo che conteneva gelatina colorata. Lui ne prendeva un po' e se la sbatteva contro i muri, contro i mobili, per vederla colare a poco fino a terra. Stava a guardare quella scia, quella bava, in che modo si faceva lunga e sottile, e poi di colpo, come richiamata da qualcosa di misterioso, tornava a essere una palla compatta, pronta a venire rilanciata. Strano gioco, strano materiale elastico. Chi glieli regalava quei barattoli a suo figlio? La vicina del piano di sopra? Doveva dirgli di smettere, che sporcava le pareti. Il tempo di fare qualche lavoro in casa e alle 4 uscì. Era solo un isolato, ma voleva arrivare prima, almeno un quarto d'ora in anticipo. Era un regalo che si faceva, a meno che qualcosa glielo impedisse, ma doveva essere qualcosa di veramente grave, perché ci teneva a quel quarto d'ora. Le piaceva aspettare suo figlio che usciva da scuola, voleva non perdersi il momento, anzi allungarlo. Se arrivava in orario, si guastava il piacere. Si metteva sul marciapiede di fronte, contro il muro della casa. Da lì vedeva bene il cancello, ancora chiuso, e stava a guardare le altre mamme che, come lei, aspettavano. Guardava come erano vestite, cosa facevano. Molte le conosceva, quasi tutte, perché andavano al suo supermercato e spesso passavano da lei alla cassa. Difficile poi non conoscersi al bussolo, che era stato un paese a sé una volta, quando lei era piccola. Poi la strada provinciale era diventata un lungo viale alberato, pieno di caseggiati nuovi. E il bussolo adesso era tutt'uno con la città, uno dei tanti quartieri nella periferia nord, il più estremo, che finiva nei prati perdendosi nel nulla. Conservava però quell'aria distaccata di paese, piccolo, raccolto, strade ordinate e costruzioni basse, giardinetti, la piazza con la chiesa, il campetto di calcio. Katia era nata lì. Questo è l'incipit un po' lungo, mi rendo conto, di Leone, di Paola Mastrocola. Un'edizione in audio al costo di 18,50 euro, un libro che io ho letto l'anno scorso che mi aveva colpito per la copertina e soprattutto per il nome. Ho fatto un video recensione che ti consiglio di andare a recuperare se hai voglia di saperne di più. Se questo incipit ti ha incuriosito, questo è un libro che davvero arriva dritto al cuore. Io lo consiglio, è veramente delicato e forte allo stesso tempo. Un libro super. Bene, io con un enorme bacione, spero di averti incuriosito, ti lascio tutto qui, linkato qui sotto, anche i profili dei miei colleghi, e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!